Come ti chiami? Lucia. Quanti anni hai? 33. Da quando soffri di sclerosi multipla? La sclerosi multipla mi è stata diagnosticata nel 2000 e avevo già comunque dei sintomi 5 anni prima, quindi posso dire che da 20 anni che ne soffro. Questi sintomi, che sintomi sono? Sono sintomi tipo tremori oppure formicolii, all'inizio si hanno diplopie, cioè sdoppiamento della vista, ed erano sintomi di della malattia. Le prime cure che hai fatto? Mi sono avvicinata da subito ai farmaci convenzionali, tipo l'interferone, che però non mi aiutava per quanto riguarda la qualità di vita, si abbassava sempre di più, e come si abbassava anche il peso corporeo, quindi arrivavo a pesare veramente pochissimo, 44 kg tipo. Altri farmaci, per esempio ho usato miorilassanti, che però non mi aiutavano mi aiutavano a rilassare il muscolo, però non ad avere la forza di alzarmi, come fa la canapa, che in realtà è un miorilassante naturale. Quindi mi rilassa il muscolo, però mi dà la forza anche di alzarmi in piedi. Quando ti sei accostata alla cura con la cannabis? Ho iniziato con la prescrizione ospedaliera nel giugno del 2011, dopo che è stata approvata la delibera regionale che permette la gratuità del farmaco completamente spesato dal servizio sanitario regionale. E da quando hai scoperto la malattia e usavi la cannabis a scopo ludico, tu ti eri già accorta di questi miglioramenti, chiamiamoli così, del tuo corpo? Io mi ero già accorta, però ovviamente nel 2000, quando mi è stata diagnosticata la malattia, era difficile dire che con la canapa mi potevo curare, anche per me pensarlo era molto difficile, quindi c'è voluto sicuramente bisogno del supporto medico per poter confermare tutto. Come ti sei mossa per accedere alle cure? Allora, all'inizio ho fatto un ricovero di 6 giorni per poter accedere alla prescrizione di 1 grammo, che non mi poteva coprire tutta la giornata di dolori, e quindi volevo aumentare il dosaggio a 2 grammi. Questo il medico si rifiutava di farlo, finché ho contattato Andrea Triscioglio, che è il segretario dell'associazione, che mi ha aiutato ad aumentare il dosaggio. E da questo è nato l'aiuto reciproco tra malati, quindi come Andrea ha aiutato me, io posso aiutare altri e l'associazione può aiutare altre persone. Da qui è nata l'esigenza di creare il primo Cannabis Social Club in Italia. Chi ne fa parte? Ne faccio parte io, Andrea Triscioglio, William Verardi e anche Salomone Romano e Roberto Bruni, che fanno parte del direttivo, quindi ci muoviamo per seguire, per assistere malati, pazienti che vogliono accedere appunto alla terapia con canapa. Quante altre persone hai conosciuto che come te usano la cannabis a scopo terapeutico? Sono moltissime, specialmente dopo che è nata l'associazione si sono avvicinate a noi moltissimi pazienti che ne facevano un uso però rimanevano nascosti, e noi li abbiamo aiutati a ricevere la prescrizione e anche la canapa a livello legale. Quanti bastoni tra le ruote prima di accedere con tutti i tuoi diritti, con la tua libertà di scelta di cura alla cannabis? Allora, i bastoni tra le ruote sono prima di tutto ideologie che si sono instaurate nella mentalità comune, diciamo, per cui nel 2000 era difficile dire che mi curavo con la canapa, ma poi nel 2011, quando è stata approvata la delibera regionale, ancora la classe medica
si rifiuta oppure non crede molto nei benefici di questa, di questo farmaco. La Puglia è stata, se non sbaglio, la prima regione ad approvare la terapia con la cannabis. Sì, nel 2010 la Puglia ha approvato la gratuità del Betrocan, quindi il farmaco infiorescenze di canapa, effettivamente per i malati, per alcuni malati, tipo pazienti con sclerosi multipla, malati oncologici, però cerchiamo di estendere questa terapia a tantissime altre patologie che purtroppo non sono riconosciute. Avete una vostra pagina Facebook, un sito dove chi è interessato vi può contattare? Allora, il sito è www.lapiantiamo.it e la pagina Facebook è La Piantiamo Cannabis Social Club Racale. I vostri progetti per un prossimo futuro quali sono? I progetti, soprattutto quello di far partire il nostro progetto pilota, che permette anche di far partire la ricerca, di avere dei dati scientifici alla mano. La forza della nostra associazione è la lista dei nostri amici usufruitori, che non appena partirà il nostro progetto pilota saranno i primi ad approvvigionarsi della canapa che produrremo in Puglia, e non appena sarà attuata la legge. Essere uniti e combattere, dobbiamo sicuramente unire le forze, è solo così che potremo dare la possibilità anche ai medici di poterci dare il loro supporto, che è quella cosa più, è la cosa più importante. La piantiamo. Vai! Stop me, say you wanna stop me, say you wanna.